Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò della curiosa storia di Carlo Ponzi e di come nella memoria collettiva questo nome è stato associato al cosiddetto schema Ponzi, che è uno schema truffaldino che in realtà ha niente a che vedere con l'attività di Carlo Ponzi. Qui nel video vedete sulla destra un mio articolo del novembre 2013 dove appunto racconto quella che è una visione più realistica della storia. Bisogna dire che lo schema Ponzi, così come viene narrato, è una truffa in cui un gestore di fondi prospetta agli investitori dei guadagni molto elevati che in realtà non riesce a ottenere attraverso i suoi investimenti, ma che copre con gli investimenti di ulteriori investitori che investono nel fondo e con cui lui ripaga gli investitori precedenti. Questo non ha niente a che vedere con Carlo Ponzi, che invece era un banchiere e semplicemente aveva deciso di offrire al pubblico di condividere i guadagni che la banca ottiene creando dal nulla i depositi e quindi dividendo questo guadagno a un 60% per la banca e un 40% per gli investitori. Qui in questo articolo, che è abbastanza lungo, troverete tutta la controstoria di questo immigrato che non aveva preso la cittadinanza americana e che venne osteggiato non tanto per questo, quanto per il fatto che i suoi colleghi banchieri si vedevano notevolmente ridotto il business dal successo dell'iniziativa che aveva intrapreso. E soprattutto capivano il rischio che poteva derivare dal rivelare veramente al pubblico come funziona l'attività bancaria. Questo tipo di presa di consapevolezza venne poi naturalmente confermato da economisti che facevano parte del Freshman Brain Trust di Roosevelt. Tra cui ricordiamo Carrier, non so come si pronuncia, Laughlin Carrier, non so esattamente la pronuncia, e altri che facevano parte di questo gruppo di esperti che dovevano consigliare il presidente Roosevelt sulle politiche da adottare per la questione della moneta bancaria, del credito e quindi poi anche della tassazione, eccetera. Questo successe nel 1934, quindi ben 14 anni dopo la vicenda di Carlo Ponzi, che ebbe luogo negli anni 20 del secolo scorso, e tuttavia anche questi economisti che facevano parte del Brain Trust di Roosevelt, di cui uno particolarmente scrisse sul giornale dei banchieri che i banchieri non condividono con il pubblico i guadagni che ottengono dalla creazione monetaria, vennero osteggiati, gli venne tolto l'insegnamento universitario e in particolare Carri venne costretto praticamente a emigrare in Colombia. Perché perseguitato dalla commissione McCarthy, la famosa commissione che ufficialmente doveva dare la caccia ai comunisti, in realtà dava la caccia a chi andava contro agli interessi dell'oligarchia bancaria che anche attualmente governa gli Stati Uniti. Quindi, la storia delle persecuzioni di chi, tenta di dire la verità è una storia antica. E tra l'altro poi si scoprono anche degli aneddoti divertenti. Per esempio, se andate su Wikipedia Italia a vedere la voce di Carlo Ponzi, troverete addirittura che Wikipedia
si spinge addirittura a falsificare il titolo originale dell'autobiografia di Carlo Ponzi, che testualmente era intitolata L'ascesa del signor Ponzi, mentre invece su Wikipedia, Italia risulta che il libro di Ponzi si intitolava invece La caduta del signor Ponzi. Quindi dall'ascesa del signor Ponzi alla caduta del signor Ponzi, vedete come anche oggigiorno, ancora oggi, sono andato a ricontrollare la voce per vedere se era stata corretta. Nonostante da 5 anni abbia segnalato questo errore, Wikipedia assolutamente non corregge. Un'altra cosa divertente è che mi sono divertito a scherzare con l'investigatrice Miriam Tomponzi, la quale nel 2000 aveva chiesto di cambiare il cognome. Lei originalmente si chiamava Miriam Ponzi, e mentre Tom Ponzi era il nome e cognome del padre. E gli ho scritto appunto che non aveva senso cambiare il cognome perché Carlo Ponzi non era un truffatore ma un banchiere onesto. Così ci sono raccontate in questo articolo le fasi principali della persecuzione del signor Ponzi, un banchiere che 100 anni fa aveva cercato di condividere con il pubblico onestamente i guadagni derivanti dall'attività bancaria. Vi lascio alla vostra curiosità di andare a vedere sia il mio articolo di cui pubblico il link sotto al video, e sia invece la versione ufficiale che troverete mettendo su Google o su Wikipedia schema Ponzi. Grazie e alla prossima.